Questa nuova puntata di School of Swimming diventa un po' più dinamica, il nuoto entra in una fase più attiva nello stile libero, nel crawl, lo stile principale, quello più diffuso, quello spesso anche più apprezzato. Beh, andiamo a vederlo. Primo argomento, gambata. Gambata che deve essere una buona frequenza, caviglia molto morbida, rimanendo distesi col corpo. Devo inserire però la respirazione, che posso fare o frontale oppure laterale. Inserisco l'ultimo elemento, la bracciata. Inizialmente faccio solo un braccio per volta, poi inserisco anche il secondo. Farsi seguire da qualcuno è sempre la scelta corretta. Volkswagen. Stile libero o crawl è il primo stile che è stato ammesso all'Olimpiade 1912, ma è anche lo stile che, se vogliamo, ci permette di nuotare alla maggiore velocità, che ci permette di nuotare col miglior comfort, quindi anche per una durata più estesa nel tempo, e quindi rimane fondamentale all'interno del pacchetto nuoto. Non era proprio il mio stile in assoluto, però concludeva anche la mia gara, quella dei misti, per cui diventava fondamentale avere un'ultima frazione competitiva per giocarsi poi alla fine qualcosa di realmente sostanzioso. Primo argomento, gambata. Gambata che deve essere una buona frequenza, caviglia molto morbida, rimanendo distesi col corpo. Gambata che posso fare ovviamente con entrambe le braccia in alto, con un braccio in alto e l'altro lungo il corpo, o con entrambe le braccia lungo il corpo. Adesso facciamo uno e uno. Mi posso aiutare con un supporto galleggiante, soprattutto le prime volte, e la tavoletta, oppure per fare anche dei lavori specifici. Però stiamo partendo proprio dalla base, per cui partiamo dal concetto: rimango disteso in acqua e riesco a sviluppare una buona gambata. Devo inserire però la respirazione, ovviamente, che posso fare o frontale mentre faccio la gambata oppure laterale. Partiamo con quella laterale, che è un po' più difficile, però è quella più interessante, che è quella che viene utilizzata durante la nuotata. Quindi un braccio alto, l'altro disteso lungo il corpo, e vai di respirazione. Nella respirazione il capo deve rimanere neutro, non si deve sollevare, non si deve ovviamente infilare dentro l'acqua. Il classico trucco che viene utilizzato è quello di tenere gli occhi aperti, un occhialino deve rimanere fuori dall'acqua e l'altro occhialino deve invece essere dentro l'acqua. In un primo momento inserisco la respirazione unita unicamente alla gambata e slegata quindi dalle braccia, per non creare troppi problemi, e imparo a inserirla all'interno della gambata rimanendo sempre ben disteso in acqua. La respirazione generalmente si apprende da un lato, però è bene che venga poi sviluppata su entrambi i lati. Questo perché? Perché dà una maggiore stabilità alla nuotata, permette di rimanere più fluidi in acqua, di tutelare, anche fattore tutt'altro che trascurabile, la spalla di appoggio, che poi in realtà è la patologia tipica del nuotatore. Dove si fa male il nuotatore che si allena tanto? Sulla spalla opposta al lato di respirazione, perché l'appoggio è leggermente più prolungato e quindi vai a sforzare soprattutto quello specifico elemento.
respirare ogni tre bracciate ti permette comunque una volta a destra, una volta a sinistra, ti permette ovviamente di dare maggiore equilibrio alla nuotata e ad avere una maggiore tutela di te stesso. La respirazione si può fare anche frontale, ovviamente in piscina non è utile, però diventa fondamentale quando nuoto in acque libere. Perché? Beh, presto detto, perché devo andare a vedere qual è la direzione che sto tenendo mentre nuoto, devo capire un attimo anche dove sono i miei avversari, non spesso è facile capirlo, e per questo è fondamentale riuscire a nuotare anche con la testa fuori. Ci sono degli esercizi per imparare a nuotare con la testa fuori, per potenziare questo aspetto. Inserisco l'ultimo elemento, la bracciata. Quindi all'interno di questo esercizio, fatto molto tranquillo, vado a inserire anche la bracciata, lentamente però. Inizialmente faccio solo un braccio per volta, poi inserisco anche il secondo. Sulla bracciata a stile libero vale il principio che trovi poi in realtà in tutte le nuotate, ovvero che il gomito deve rimanere sempre molto alto in fase di spinta. Non è semplice da capire, però forse è più semplice capire quello che si sviluppa all'interno della bracciata in fase di presa, trazione, spinta e in fase di recupero, ovvero la mano deve rimanere in asse con l'avambraccio e ruota eventualmente su quest'asse, ma non si reclina mai e non viene mai messa a cucchiaino, perlomeno in fase di presa e spinta. Come avanzo nel nuoto? Beh, sono con le braccia in alto e avanzo con la mano che si piega in linea con l'avambraccio, quindi il gomito segue questa azione e poi successivamente la spalla. Finisco la spinta finale e faccio percorso inverso, ovvero è la spalla che si alza, a cui fa seguito il gomito e solo successivamente avanzo con avambraccio e mano. Senza entrare nel specifico dell'evoluzione proprio della bracciata, come si è mossa ultimamente, soprattutto all'interno del comparto velocità, posso però iniziare a lavorare sulla ampiezza della bracciata, accorciando e allungando il gesto. Posso lavorare sulla frequenza delle gambe, che di base ha due possibilità. I due colpi che vengono usati prevalentemente nel mezzo fondo, con le gambe che vanno a bilanciamento della bracciata, o i sei colpi che vengono usati sostanzialmente un po' in tutte le altre prove. Termine della seduta, facciamo un po' di stretching, giusto un minimo. A me diverte farlo in acqua appoggiandomi al bordo, quindi pettorale, bicipite. Tengo la posizione un po' di secondi, sfruttando sempre la respirazione, come è classico dello stretching, per affondare un po' di più senza mai esagerare. Tricipite. E poi mi sciolgo un po' in acqua e sono pronto a uscire. Quello che abbiamo visto oggi è un concentrato ristretto di quella che è una progressione a stile libero. Poi sul dettaglio seguiranno le prossime puntate in cui entreremo proprio nella dinamica, nello specifico della singola struttura del nuoto. Quello che mi sento però di raccomandare a tutti è: esercitarsi da soli fa bene, ma farsi seguire da qualcuno è sempre la scelta corretta. Per cui un tecnico, un istruttore che ti veda costantemente o saltuariamente, che possa giudicare il lavoro che stai facendo da solo, è fondamentale nel nuoto. Non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, ricordarvi ovviamente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, e ci vediamo con le prossime edizioni School of Swimming. A presto, ragazzi.